solo uno scherzo, Anna. Oggi è il primo anniversario dell'orribile tragedia di Anna e Beth Washington, le gemelle misteriosamente scomparse. Io so che Anna e Beth sarebbero proprio felici di vederci ancora insieme, di sapere che le pensiamo. Ehi, qualcuno sta diventando amichevole. Boom, effetto farfalla. Scusa, hai detto qualcosa? Oh, forse il tuo troieggio era troppo... Basta! Mike, perché non vai a vedere il capanno, quello di cui ti ho parlato? Sì, ok. Hai sentito? Ma che cavolo hai addosso? Ecco il nostro biglietto per il regno degli spiriti. Ma occhio a Josh, è un cospiratore. Se le cose stanno così... Jess? Jess! Allora, qui dice... Per comunicare con il mondo dello spirito liberate la mente da ogni preconcetto, allentate ogni inibizione e abbandonatevi interamente alla volontà altrui sublimando ogni desiderio al maestro dello spirito, che sarei. Questo non lo dice. E tutti i presenti si spoglieranno a mia sola discrezione. Chris, dai, è una cosa seria. Io sono serissimo. No, basta. Proviamoci. Sì, dai. Ok, bene. Vediamo che succede. Ashley, dato che ti sei convertita da poco, perché non fai tu da me? Allora, ciao a tutti. Vabbè, come sempre, bentornati ad un nuovo episodio della serie Until Dawn. E prima di parlare ho aspettato comunque la classica sintesi che il gioco stesso fa da solo ogni volta che finisce un capitolo e Matt, diciamo, continua. E niente, ora siamo qua per quanto mi riguarda all'episodio 4. Ma come avete visto, e come purtroppo andrà avanti per tutto il gioco, siamo in realtà nel capitolo 3. Capitolo 3 che si intitola Isolamento. Comunque eccoci qua. Seria, iniziamo subito a scegliere. C'è qualcuno? Ci riveleresti la tua presenza se ci sei? Aspetta un attimo, sei stata tu. Io non ho fatto nulla. Si muove ancora? H? Che sta scrivendo? Aspetta. Com'è possibile? La muovi tu? Io giuro che si sposta da sola. Oh, cazzo. Aiuto? Che aiuto possiamo dare? Non lo so, che significa? Help. Dobbiamo sapere chi parla se vogliamo aiutarlo. Chi ha bisogno di aiuto è un... Oh, ecco che va. Ok, S. I. S. T. E. Sister, aiuto, sorella. Sorella? Sorella di chi? Dai, ma scherziamo. Taci, chiedi la sorella di chi? Josh, deve essere... Sì, ok, bene. Chiedi quale sorella, allora. Ashley, chiedi chi è. Anna, sei tu, se non è Anna. Con chi stiamo parlando? Anna? Sei tu? Oddio! Yes, me lo immaginavo. Siamo alla follia. Josh, stai... Sto bene. Sicuro? Possiamo fermarci? No. Ma questi giochi comunque mi fanno in mano clamorosamente. Non so da dove cominciare. Pensaci, se questa è davvero Anna, potremmo scoprire cos'è successo quella notte. Josh. Effettivamente Chris non l'ha buttata di fuori. Ok. Ti metti nei panni di loro che non sanno come sono andate le osie. Fatemi pensare. Indaga. Anna, ci manchi e vogliamo sapere cosa ti è successo. Puoi dircelo? Cosa ti è successo? B? E? Beth. No. R? No, Beth. Non mi piace. Tradita. Ma cosa vorrà dire? Non ha finito. Oddio. K? P? L? No. Killer, no. E? Vai. No, uccisa. Non le abbiamo uccise, era solo uno scherzo. Ash, calmati, ok? Dobbiamo saperne di più. Mi spiace così tanto. Che cosa significa? Chiedi cosa è successo, è l'unico modo per sapere. Fallo, Ash.
chi ti ha ucciso. Ancora indaga. Che poi fa l'altra, okay. Beh, anche l'altra scelta era simile. Chi ti ha ucciso? Anna, chi è stato? L? I? B? Biblioteca, forse c'è qualche indizio là. R? O? O? Prova, c'è una prova. In biblioteca. Io. Baccaona. Chris! Sapete una cosa? No, è ridicolo. Non è vero. Josh, non so cosa stia succedendo. Ascoltate, io non so... Non so se questo scherzo ridicolo riuscirà ad aiutarmi a superare il lutto o se servirà a chissà cosa, ma non mi piace. Josh, ci credo, no. Hai voluto usare tu la tavola spiritica. Ehi, calmati, non è colpa di... Non ho bisogno di questo schifo, ok? Ora basta. Dobbiamo seguirlo. No, starà bene. Diamogli un po' di tempo. Non è colpa sua. È stato folle. Il puntatore è volato via dalla tavola. Sì, se facevi finta, hai fatto proprio un ottimo lavoro. Ma no, che non facevo finta. Dovremmo fare come ha detto. Andare a guardare in biblioteca. Ah, quindi ha detto in biblioteca c'è una prova. Boh, chi gliela c'è andata lì? Ah no, siamo tornati. Dove ci eravamo lasciati negli episodi precedenti con Mike e Jesse, che appunto improvvisamente rimane solo Mike, perché Jesse scompare e sente delle urla. Quindi andiamo a trovare questa Jesse e vediamo un po' cosa le è successo. Dove sei finita? Sei finita. Non è divertente. Aio, c'è un cosino a brilla? No, ehi, mi pareva. Sei lì? Sì. Aio. Ah! Ma vai in culo a tu, mano, bimbi. Io non ce la fo già a questi giochi. Io persisto a giocarci, ma Farmela sotto. Sto male. Ma che cazzo sta succedendo? Sto male. E meno male ho deciso di non giocarci con le cuffie. Perché se ci giocassi con le cuffie, bimbi, è la volta buona, mi trovate scritto sul giornale il giorno dopo. Lo dico io. Davvero? Il cuore non è più quello di una volta. Oh mio Dio! Ora che mi ha fatto questo scherzo lì, fossi Mike. Io ne direi. Aspetta. Era meglio se riscomparsi davvero. Maledetta. No, vabbè, dai, scherzo. Continuiamo a giocare. Fate anche il video, è tutto. Ero spaventato, Jess. Non puoi fare una cosa del genere nel bel mezzo della foresta, poi, cazzo. Scusa, mi ti ho spaventato. Se lo fai vedere a qualcuno, io... Tu cosa? Io ti uccido. Non sapevo che urlassi Simpatico. Come una vera ragazzina, Michael. Non conosci veramente qualcuno se non lo vedi prima spaventarsi a morte. Bimbe malagiosi. Quando mi risulta sono ancora vivo. Da vedere, ora te ne farò un altro. Dovrei fare di meglio. Ehi, mi stai sfidando? No, non ha sfidato, ho sbagliato. Non è che quell'altro. Aio. Perché molto presto dovrai affrontare. Attenzione, déjà vu. Mio diabolico ingegno. Non è simile alla visione seminotturna che c'è stata quando sono morte Anna e Beth. Aio, va così artote. Strano. Vabbè, questo è stato in guida, ma questo Dio lo sapeva, non si sa. Vabbè. Andà di là? Sì, credo di sì. Wow, sembra di essere nel paese delle meraviglie, compagno. Sono pieno di sorprese. Uno scoiattolo che fa questo verso lì. Aio. Sai che cosa a destra? Aio. Ma lontano, aio. No. Ehi là? C'è qualcuno?
Questo meno male mi ha fatto pure, perché mi aspettavo un qualcosa. Che succedesse un qualcosa. A momenti ci restavamo secchi. Bene, te c'ho piacere. No, scherzo. Povera Farda. Oh, via, andiamo a vedere cos'è questa luce lì, cos'è. Proprio come avevi detto tu, Michael. Cosa? Il capanno. Lo adoro. Ah, ma era una luce normale, ma si muove, di. Vai, cos'è? Una maschera questa, io. Vecchia maschera, indizio trovato. Spaventa, dolce vendetta. No, ah, pensavo fosse riscomparsa. Bene, 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 bene. Nell'acqua stecchita. Meno 200 gradi, ti si ghiaccia il culo. E cazzi suoi. No, e la piange. Smettila, lei può. E lui no. Non ridere di me adesso. La vendetta è mia. Vai. Prendila sportivamente, mia signora. Io ti ho spaventato, non ti ho inzuppato. Ma perché sei una cogliona te, cara, che sei andata nell'acqua? Bella mi broda. Non sottovalutare le mie capacità. Beh, 1-1. Vediamolo, sì. Oh, ma ce la fai andare dritto? Fare briao. Non me l'aspettavo, ma per ora niente di che. Sta a vedere il prossimo, bimbi. Ci rimango. Ma cos'è? Non lo voglio sapere. Ah, si mangiano a vicenda, vi. D'altronde. Eccoci. C'è del fumo, vi. Boia. Cosa fa? No, dai. Già ammazzato. Ammazzato lo scoiattolo sparandogli. Povero animale. Ma tutto bene. Tutto bene. Tutto bene. Mike soffre così tanto. Presto sarà tutto finito. Tieni duro. Finirà presto. Oddio. Via! Via! Dove cazzo è andato? Oddio, ma che cos'era? Non lo so! C'è un botte! Ma ce l'ho fatta e salta! Maledetta la miseria! Sì, deve essere morso. Se l'ha trascinato via, sì. Prova la scorciatoia, sta a vedere che fine si fa, ragazzi. Sta a vedere che fine si fa. Che poi la cosa che mi domando, ce l'ho fatta, sì. La cosa che mi domando è come fanno loro a sapere se è una scorciatoia. Cioè, non è che conoscono la strada, a regola. Da poter dire questa è una scorciatoia triangolo, Ale. Vabbè. Cose particolari del gioco, forse io non capisco. Vada Bozzi! Dai, va a raccattare, aiuta Jessica, anche se. Tentazione di cattili. Forza, dobbiamo andare! Muoviti, muoviti! Ai, 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 ai. Mike, prendi la chiave! Apri! Oh mio Dio! Ci ho mancato un pelo! No. Cosa? Tutto sotto controllo. Vai dalla finestra, viene la ghigna, sta a vedere. No, al 100%, 110. Sala percentuale. Accidenti, mi sembra di aver corso una maratona. Qualcosa di simile. Era un orso. Sì, per forza. Sì, sì, stacci di morto lì. Cioè, io non l'ho visto. Ehi, quella cosa non entrerà qui dentro, promesso. Come fai a dirlo? Fatti, mi fa a dirlo, non si sa. Gli orsi non possono aprire le porte dei capanni. Li ho visti aprire delle portiere. Cosa? Dove? Su internet. Davvero? Beh, qui non siamo su internet, Jess. Questa è la realtà. E ti assicuro che nessun orso o chissà cos'altro... Sta a vedere, eh? Vai! Forse continuiamo di questa CV. Ok. Allora mi sento quasi tranquilla. Quasi.
quasi. Vai, la luce non va. Tipico. Polvere, si è polvere. Che t'ammazza. C'è qualche spiffero, vero? Beh, se non altro c'è il camino. Non ci serve il fuoco per scaldare l'atmosfera. Michael, io sono una signora e una signora ha bisogno di un certo romanticismo. Ah, quindi vogliono fare sesso, è questo può, cioè, un minuto fa si cavano addosso, ora eccitati, va bene. Vedrai come arriva il caldo se iniziamo a strofinarci un po'. Mai? Sì. Fuoco e luci d'atmosfera. Sì, mia signora. No, no, aspetta, se ne hai preso la serie 2, se no... Ah, olè. Questa andrà bene per l'atmosfera. Boy, wow. Oh, madonna, tutto un fuck... Vai. Bene, i ceppi sono pronti. Sì, e... Manca un cerino. Infatti. Cosa fa? Ancora. E basta, ho sbagliato! Aspetta, io c'è cosa della corrente. Per abbracciare una statua di ghiaccio, ti consiglio di accendere il fuoco subito. Bene, questo illuminerà un po' la serata. Hey, rimane lì, rimane. Cosa stai facendo? Ci rimane fulminato. Sono le luci. Cos'è quel piccione? Oh, mi fa andare dal piccione. Potrebbe Vai. Essere un cortocircuito. Lei chi è? È Anna. Non lo so. A me pare di sì, però non sono sicuro. Poi qui c'è un'altra cosa, c'era, o no? Ho visto una X prima, no, niente, è la bomba. Devi accendere il fuoco, Michael, non ho capito, tieti. Quanto tempo ti ci vuole? Voglio dire. Cos'è? Il Kama Sutra. Aio, ti pare, non lo legge, via, allora. Oh, sì, fico. Sì, vabbè, era di bimbi. Wow. Sì, non sono sicuro di essere abbastanza pronto per questi livelli. Ma c'è qualcuno dentro la tenda. No, via, mi nascondo, non si sa mai. Marta, levati. Ma sei scemo, eh. Porca troia. Cazzo. Cosa doveva esserci, Mike? Andiamo. Da quando ha detto la frase lì mi è venuto un brivido addosso e non so come mai. Ora, dove sono questi cerini via? Qui dentro fa così freddo che solo un bacio ci farebbe rimanere attaccati. Di bacio mi va qualcosa? No. Ah, riaccoti. Cosa ha fatto? Cazzo, Mike! Eh? Oh, cazzo! Cosa? Perso il telefono, sta a vedere. Cosa? Che succede? Sparito! È sparito! Jess, cosa, Odura? Il mio telefono, Sherlock. Infatti. Merda, no! Devo averlo perso fuori. Ah, cazzo. Non posso perderlo, i miei mi ammazzeranno. Vuoi comprarne un altro? Sarebbe il quarto quest'anno. Okay. Ok, beh, ti aiuterò a cercarlo. Deve essere fuori. Già, io non credo sia il caso di uscire ora con l'orso. O quello che è. Ok. Vorrei solo che tu non mi avessi inzuppata completamente cercando di spaventarmi. Che mossa del cazzo. Mi dispiace, Jess. Forse è caduto in acqua e non funziona neanche più, per cui fanculo. Senti, mi farò perdonare, te lo prometto. Cioè, erano lì. Maledetta la miseria. Guarda.
Guarda cosa ho trovato. Potevi pure trovarli prima se volevi un applauso. Via, accendiamo questo fuoco, questo camino. Vai, Ale. Vai. Uomo 1, fuoco 0. Molto bene, bravo. Bene, mia signora. E ora che succede? Sai, ci servirebbe proprio qualcosa da bere. Sì, oh, poi... Beh, se solo l'avessi saputo prima. Non so, è che non me la sento ancora. Beh, siduci, vediamo, rompiamo il ghiaccio. Soltanto buttarci, sai? Come quando si impara a nuotare. Cosa? Forse dovremmo solo iniziare, sai, a baciarci. E poi si vedrà. Sul serio? Così funzionerebbe? Ha sempre funzionato. Idiota. Mike, le persiane. Cosa? Mamma mia, Die. Quante storie. Ma non c'è nessuno fuori. È come se qualcuno ci... No, però effettivamente questo presentimento c'ha lei. Non potrebbe non essere buttato tanto di fuori. Infatti, eccolo lì. Schioccati. Farsi le pippe a guardare l'altri. Da vedere, ora. Boh, sbuosi. No, ma lontano per sicurezza. R2. Vabbè. Vale, via. Andata? Andata. Sembrerebbe. Persiane chiuse. Allora, dove eravamo rimasti? Mi spiace. Mi spiace, sono un po' spaventata. Non è facile per me mantenere questa facciata. Cosa? Mantenere cosa? Senti, so che sembro sicura di me e sexy e tutto il resto. E farda! Sono onesta, io sono piuttosto insicura. Rassicurante, via, dai, ormai andiamo nel lot. Tu mi prendi in giro. Eh? Non hai alcun motivo di essere insicura. Oh, ma cosa ne sai tu? Lo so, e come. Sei come me e come tutti, siamo insicuri. Ma tu sei capace di gestirti. Chiama la facciata, ma so che è vera. Sì, forse hai ragione. Già. E sei davvero una bomba. E sei davvero una trona. Certo che dai, sì. Dai, basta, via. Non so, mistica di determinate osse, poi però potrei andare troppo sul volgare. Capire quanto è grande la tua stupidità. Ok. Wow. Quindi se lo fa? Michael? Addio, vai. No, e scionci. Le coperte. Ma dove sono le coperte? Coperte in arrivo. Un'altra volta, no, basta, guarda, ho detto il cazzo, il Kama Sutra, ho sbagliato. Ah, io. Sì, c'è la finestra sopra. Lo so, c'ho questo presentimento che sbuodano una naghina di qualcuno. Mi chiedete mai. E che cazzo è questa R2 che mi scordo di tenere premuto? Ai suoi ordini, madame. No, è sempre lì lui. E niente per monsieur? Per me qualcosa di liscio e caldo e nudo. Ah, io. Si possa fare. Mike? Che cos'era? Non lo so. Ok, vai a vedere ora, per favore. Vedi. Vai, Mike. Che favore di... Vai, vai, Simone, vai, vai a vedere. Ah.
Dove è cascato? Via, cascia. Ma no, ha freddo. Che cazzo è cascata? La foto? No, la foto è lì. Boia. No. Il telefono. È il tuo telefono. Da nulla, così. Spacca le finestre. È il mio telefono. Non lo so, ha sfondato la finestra. Sì, così. Oh, cazzo, porca puttana. Forse quei brutti idioti ci hanno seguito per prenderci per il culo proprio quando iniziavamo a divertirci. Dove va? Ehi! Voi, stronzi, parlo con voi. Tanto lo so che ci siete. Cosa cazzo credete di fare? Volete proprio romperci le palle? Esatto, esatto. Beh, non potete romperci la giornata. Perché vai. Adesso io e Mike scoperemo. Esatto, noi faremo. Così schietta. Sesso, e sarà fantastico. Per cui godetevelo. Perché di sicuro noi lo faremo. Proprio frasi da premio Nobel. Insomma. E lui. Addio, addio. Addio. Boia. Non me l'aspettavo, ma mai, Lui è rimasto lì con la lanternina, ossia guarda. Vabbè, effettivamente comunque che facendo qualcosa probabilmente non poteva evitare l'inevitabile. Andiamo. Torniamo all'Oreo. Josh pareva spaventato durante la seduta. Sì, sembrava in grado di controllarsi, ma... Non dovevamo menzionare le sue sorelle. Ma è per loro che siamo tornati. Sì, ma non per una seduta spiritica. Forse abbiamo esagerato. Addio, 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 volano nelle brioche, sì, oh. Porca miseria. Ma siamo impazziti, Max è diventato Paranormal Activity, via. C'era qualcosa dietro i libri. Che cos'è? Un pulsante. Che ci fa un pulsante qui? Ottima domanda. Lo premo? I pulsanti servono a questo in fondo. Premiamole, guardiamo cosa succede. R2, pum. Wow, stanza segreta. Da non credere. Per caso siamo finiti in un film. Chiamati Scooby-Doo. Tipico degli Washington avere passaggi segreti in casa. Magari nemmeno lo sapevano, il posto è molto vecchio. Allora, diamo un'occhiata. Dopo di te? No, vai. Che gentleman. Ehi, grazie. C'è delle telecamere. Ai boh, ma cos'era un ragno? Ancora la foto. Vabbè. Wow. Cosa? Wow, cosa hai trovato? Cioè, fine? Cioè, finito così? C'è altro? No, ancora la foto. No, forse se la giro c'è qualcosa. Mamma mia, paura di... Mamma, non l'ho nemmeno letto, perché ho... Indovinate un po'? Ho lasciato sto cazzo di tasto R2. Onesto, dai un'occhiata. Non voglio spaventarti, ma... Guarda qua. Cosa? Chris, cos'è quella? Credo... sia quello che la tavola spiritica voleva che trovassimo. L'indizio? Sì, è una lettera. Fammi vedere. È una minaccia. Chris, è gravissimo. Dobbiamo trovare Josh. E subito. Oh, c'ho l'ansia, bimbi. C'ho l'ansia. No, via, via, via. Ma cosa ci combina? Troppo silenzio, succede qualcosa per forza, vedi? Tanto lì, osi degli indiani. Josh! Dove cazzo sei, Secondo te qualcuno ce l'aveva davvero con Anna e Ben? Ho ripensato a una cosa che ho visto prima con Sam. Cioè?
c'era una specie di manifesto del ricercato, come nel Far West, sai? E? E Sam era convinta che ci fosse qualcuno che la seguiva. Quindi mi stai dicendo che c'è un criminale qui in montagna con noi? C'era un messaggio sulla segreteria telefonica. L'ho ascoltato, era di questo sergente e parlava di questo tizio appena uscito di prigione, dicendo di non poter... Cosa vuoi dire? Lo diceva come un avviso. E ho trovato la lettera dello psicopatico. Chris, se questo è il tuo tentativo di farmi sentire meglio, non funziona. Ah, no, stai tranquilli, è Josh. Josh. Mi vado alla cucina. Josh! Josh! Arriviamo, Ashley! Mamma mia. Cosa succede? Ashley! Io... Sfondala, Chris! Ma che ha lui? Resta di fatto comunque che non si spiega, aio, quel palloncino lì, il perché comunque delle ose che si spostano da sole, a partire da libri nella libreria, sì, nella biblioteca, vabbè, la porta di prima, madonna, via, siamo arrivati alla fine, alla conclusione, sempre peggio, sempre peggio. Parlarti della maschera lì, pare il coso di Payday, il Joe, non so se lo conoscete, via, e siamo da tutto il che vuol dire consuetudine. Quindi, appunto, come ho appena detto, vuol dire che finiamo il capitolo e di conseguenza anche l'episodio. Buonasera, dottore o analista. Mi dica. Vedo che comunque è sempre nostra più accoglievole, sempre più carina, sempre più allegra. Allora, che ti piacciono? Attenzione. Cioè, che ti piacciono? Devo praticamente scegliere. No, non l'ho letto perché stavo parlando. Ok, meno male me l'ha rispiegato. Le risposte sono importanti. Preferisco Sam. E giriamo. No, Matt, Emily, per chi non lo sapesse, vado a vedere il video precedente, la vorrei ammazzare nel gioco, chiaramente. Non lo so, no, Chris, via, dai. Ha preso qualche punto nell'episodio precedente vestendosi da cosa? Da prete, tipo. Mike, ma una scelta difficile, proprio così. Mamma mia lui. No, Josh alla grande, io Emily lo posso partire. Ashley. Ma cosa fa? E dimmi, in questo gioco che stai facendo con diligenza, chi non ti piace? Non sopporto Emily, Un po' troppo stronza per te? Boia! Spesso una mancanza di fiducia si manifesta in eccessiva presunzione. Pensaci. Non ti sembra forse simile a me? No, beh, mi fa entrare paranoia. Di nuovo, il tempo è scaduto. No, non sono così, non sono come Emily. No, dottore, non mi lascia adesso. Devo fare altre domande. Dottore! No, dai, scherzo. Ok, per favore, avventure, c'è cose, episodi precedenti, come sempre, che se non sbaglio, riprovo, pigiare qualche tasto, non si può saltare. C'è un individuo che consideriamo come persona di interesse. Maremma cane. Interessante con la famiglia Washington. Comunque, in teoria la voce mi sono accorto che si abbassa anche il televisore. Comunque, mi sono accorto dall'altro video che la mia voce
del microfono comunque è più alta del video, quindi Josh, posso parlare. Posso parlarci sopra. E quindi niente, a parte le paranoie, fatemi ora The Doctor. Arriviamo alle conclusioni. Io mi sto un attimo flippato a rivedere negli episodi precedenti. Comunque, allora, il video come ormai di consuetudine finisce con la fine del capitolo stesso, perché comunque, per chi non lo sapesse, come ho accennato prima, quando arrivi al dottor Hill, ovvero l'analista, vuol dire che è finito il capitolo che sta giocando, capitolo del gioco. Infatti, lealtà, il prossimo siamo lealtà, fermiamoci qua. Insomma, quindi, per finire il video come sempre in bellezza, per concludere come mai di consuetudine, allora, voglio arrivare appunto alla parte finale. Innanzitutto vi ringrazio della visualizzazione, che è la cosa principale. E poi vi ricordo, se volete, di mettere un bel mi piace al video, di condividerlo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così, come dico sempre, rimarrete aggiornati su tutti i video che caricherò, chiaramente sul canale, ma soprattutto sui video inerenti a questa serie qua. Quindi, detto questo, questa era la classica frase, no, conclusiva. Vi saluto. E detto questo, vi aspetto al prossimo episodio, nel quale appunto inizieremo il nuovo capitolo. Un nuovo capitolo che, come avete visto prima, si intitolerà, perché non mi riesce a parlare, non lo so, lealtà. Beh, detto questo, vi saluto con le mega paranoie di Doril. E niente, ciao a tutti.